Corsa che è fantastico, la vita che fa è tornare a imparare anche coro. Vai forte, beh, magari. Ma adesso è tutto, è tutto, fa un minuto lui e basta. In qualche guardiamo. Ti hanno fatto i complimenti, non so se... No. Beh, però, sì, sono esterno molto, corre. Parti esterno sempre, trovo bene. Però il piede destro poi va un po' per i cavoli suoi, o no? Sì. Anche guardiamo un modo prima di... sprecare parole. Quasi tutti e due i piedi che vanno sull'esterno, però comunque a livello di pronazione non è che tanto. Che poi ormai è la perché appoggi la parte più importante e è questa, dopo vado vada un po' dentro. Ah, ok. È il malleolo che va leggermente verso l'interno, però comunque la scarpa è pari. Anche perché se ho la caviglia scarpa... che è sfondata, che non è un. Okay. Non so se però è un... tu guarda la scarpa, sì. È completamente pari. Sì. Quindi per te va bene una scarpa neutra tipo. Questa col destro invece appena molla vai dentro, appena su interno. Il destro va bene, sinistro va bene, destro tendi a pronare, sì, poi un pochino, sì, un pochino sì. Che cede, sembra che ceda un pochino, cede abbastanza sull'interno, però solo il destro. Due corse, posso provare una scarpa per rimanere sullo stesso peso. Potremmo provare, ti faccio provare l'Inspire, poi rifacciamo il test. Sì. Che non è molto pesante, ed è una scarpa molto reattiva. Io volevo sì una scarpa piuttosto leggeretta, cioè da usare solo in gara. Vieni. Che gara fai? Ma di triathlon, quindi 10.000 e 21. Tu vorrai? 44. C'è solo la Nimbus, Laura. C'è solo la Nimbus della. Sì, Carlo, appena ti hanno visto correre ha detto che corsa, come corre bene. No, l'ha detto davvero, ti giuro. Non so se doveva prendere per il culo, se lo pensava. No, l'ha detto seriamente. Che avevi una bella corsa, che hai una bella corsa. Quelli che mi stangano su asfalto in gara, in percentuale mi stangano molto meno. Scarpa di prima, neutra. Qua. Si vede anche in... alla fase d'appoggio sinistro andava già bene, destro sì, c'è il momento in cui lo molla. Guardiamo l'altra e va come lo blocca quel movimento lì, è già è molto più impercettibile. Se tu guardi la tua caviglia, il malleolo va sempre verso l'interno, però se guardi la parte della scarpa, la scarpa non si piega più perché è più rigida. La scarpa sì, proprio sì, la parte no, rossa, ma all'interno. Stavo seguendo. Ok? Infatti, nella fase d'appoggio
Sì, tiene un po' tiene di un più, più. Parte soprattutto più impercettibile rispetto a prima, dico bene o dico una stupidata? Sì. Il discorso della pronazione sul destro si vede molto e meno. E qui comunque è una scarpa molto ammortizzata che puoi usare anche nei allenamenti, che pesa 265 grammi perché ha la mescola Euphoric, ha la mescola nuova che pesa un 30-35% in meno rispetto alle altre, però l'ammortizzamento è anche migliorato rispetto a quella precedente. In alternativa quello che proponeva Christian è la Sayonara, che è da usare proprio in gara, che è un po' più leggera, però è più da una scarpa da gara che da allenamento. Sì, la usi lì e basta. Sì, se invece vuoi per tutte e due, ma da no, fare no, anche corsa da 10-12 km. C'è il 43-44 da provare al volo 2 secondi, così poi... Poi no, di solito